E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Nerazzurro390 come voi già sapete e benvenuti nel secondo episodio di Minecraft. Ragazzi, sta diventando notte, quindi andiamo a letto, dai. Ma perché è così difficile? Ah, meno male. Stavo dicendo, andiamo a letto, però ragazzi, per il momento ho messo difficoltà relax, cioè senza mostri. Quindi ragazzi, sotto nei commenti scrivetemi se volete magari che metto la difficoltà con i mostri, che sono difficoltà facile, difficoltà normale e difficoltà difficile. Quindi, o se volete senza mostri, lasciamo questa qui. Vediamo qua, qui c'erano le librerie, no, c'era una casa con le librerie che dovevamo visitare. Scusate, ma da qua da dove si entra, ragazzi? Mamma mia, certo che è un villaggio strano qui. Ma, no, vabbè, la porta... Ditemi se questa è una casa normale. La porta, raga, qua l'hanno messa. Io come ci entro adesso? Abbiamo a casa la gravel, vabbè. Prendiamo qui un po' di ghiaia e piazziamocela sopra, tanto ragazzi non ce ne può fregare di meno. Ok, allora facciamoci una scaletta almeno. Ecco, buonanotte, perfetto. Certo che sono proprio in forma oggi, eh. Vabbè raga, allora, ma qua è un burrone, c'è proprio, boh, c'è anche un'anatra là sotto, vabbè. Comunque mettiamo uno e qua ne mettiamo un altro, poi niente ragazzi. Ma sentite, io qua lo sapete come faccio? Così, ghiaia, 1, 2, 3, vai, e l'ultimo qua davanti alla porta. Ok, finalmente. No vabbè raga, non ce la faccio più, non ce la faremo mai. Allora, uno di terra. Ah, finalmente possiamo entrare in questa casa. È identica alla nostra, raga. È identica. Solamente che non ci sono i letti e le cose che abbiamo messo noi. Però è identica. E le finestre portano solamente a cosa? Alla terra. Non si vede niente, ragazzi. Non si vede un fico secco. Quindi usciamo da questa casa che è stata una delusione. Cerchiamo però di non chiuderci dentro. Ecco qua. Allora, qui c'è un'altra. E qui c'è anche un uovo di una gallina. Ciao gallina. Allora, vediamo un po'. Ma raga, mi sono bloccato. No, mi sono bloccato nel burrone. Però qua c'è la casa, quindi dovremmo riuscire ad entrare se riesco forse a rompere questo blocco. Ok, almeno ci abbiamo il piccone e possiamo entrare. Allora, dai. Oh, qua 3 ore, mo, ragazzi, senza ascia. Ok, siamo entrati in questa casa. Ma è piccolina, se non mi sbaglio, no? Allora, ci sono entrato ed è un altro fallimento perché non c'è niente. Allora, ragazzi, risaliamo su intanto, con tutta la terra che abbiamo preso. Risaliamo su, ce ne bastano altri 3, ne è rimasto uno solo. Allora, andiamo sulle piantagioni, no, per uno, raga, non ce la facciamo. Dai, sali, meno male. Ok, andiamo sull'erba direttamente, qui ci sono le piantagioni. Questa che casa è? Questa qua è la casa del fabbro, no, vicino casa nostra, e un'altra ancora. No raga, mi sa che è un'altra ancora. Sì, è un'altra ancora ragazzi, un altro fabbro. Però le fornaci mancano. Secondo me questa qui è quella che abbiamo visitato noi stessi l'altra volta. Infatti, perché ci sono 5 arbusti di quercia, dovrebbe essere quella che abbiamo visitato l'altra volta. E infatti sì, si trova di fronte a casa nostra. Qui un altro fallimento perché è tutta di terra, quindi non ci interessa. Poi finiamo di vedere sto villaggio. Qua. Ok, vediamo questa torre, ragazzi. Mi sembra abbastanza carina. Qua non c'è niente. Proviamo a salire. Secondo piano, che cosa c'è? Niente, ragazzi. Ah no, c'è un villager. Ciao, villager. Nasone. Vabbè, scaliamo. Ancora non c'è niente. Diciamo che è una torre di avvistamento. Che poi noi, ragazzi, abbiamo l'oceano dall'altra parte. Ah, da qua si può vedere tutto il villaggio. Comunque le case sono pochine in questo villaggio, eh. Ecco, quella era la casa scavata dove c'erano le librerie. Buttiamoci lì sotto. E da dove si entra? Questo è il dilemma. Da dove si entra? Da qua? No. Qua c'è la finestra, dovrebbe entrarci da qua? No. Da dove si entra, raga? È senza porta, mi sa, questa casa. Vabbè, facciamola noi intanto. Allora, uno, qua. E si è spaccato pure il piccone? Rompiamo il vetro. Ecco le librerie, ragazzi. Queste qua in futuro ci serviranno. Comunque non so come fanno questi qua a stare senza porta, ma vabbè. Una, due. Allora, quanti sono? Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok.
È un bel bottino, ragazzi. Quello che ci serve più a noi sono i libri. Ogni libreria ha 3 libri. Ah, niente male, ragazzi. Quindi questo villaggio non è bellissimo. È stato leggermente un fallimento, però, ragazzi, almeno abbiamo i libri, già tanta roba. Qua c'è una crafting table che non interessa a nessuno. Manca l'ultima casa da visitare. Questa casa qua, ragazzi, qua arriva la casa nostra, fino a qua in fondo, mamma mia. Che villaggio pazzo! Allora, qua eravamo andati l'altra volta perché dovevamo visitare questa casa, no? Che ci eravamo scordati. O è la casa di terra che abbiamo già visto prima? Andiamo a vedere un po'. Eh sì, ragazzi. Ciao, villager. E niente, ragazzi, cosa faremo oggi? Intanto qua non abbiamo visto il pozzo, vabbè, pozzo classico d'acqua che non interessa a nessuno. Cosa andremo a fare oggi, ragazzi? Non lo so. Quasi quasi andiamo a visitare un po' le altre cose, magari ci prendiamo un po' di cibo qua e là, ecco, un bel po' di grano. Ma perché ci sono dei porcellini qua? Allora, qua vai via, porcellino, ok, semini, semini, grano, grano, andiamo a prendere l'altro grano, 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 altro grano ancora, ragazzi, qua è pieno di grano, peccato che non c'è, come si dice, le patate e cose varie. Tanto lì c'è una specie di grotta, ragazzi. Io non ho le coordinate, però. Torce non ce ne abbiamo, ci serve del carbone. E là c'è il carbone, però noi non abbiamo un piccone. Allora, ragazzi, sapete che vi dico? La missione di oggi è prendere quel carbone lì che è rimasto lì per farci le torce. Almeno poi nei prossimi episodi andiamo a farci un giro in miniera. Allora, la casa nostra è di qua. Intanto, ragazzi, iniziamo a memorizzare le strade per andare a casa nostra. Anche voi, iniziate a memorizzarle. Dovrebbe essere di qua. No, ci siamo già sbagliati. No, raga, dove sto andando? Mamma mia, già ci siamo dimenticati. È questa casa nostra, infatti, il grande blocco di ossidiana. Ok, eccoci qua a casa nostra e ci facciamo questo piccone benedetto. Mannaggia, e vabbè, raga, poi lo toglieremo. No, vabbè, certo che sono un po' stupido io. Vabbè, lasciamo stare, facciamoci un piccone. Ci serve uno di legno, cioè, giusto per uno di legno non ce la facciamo. Vabbè, raga, vado a prendere, anzi no, io spacco questa, non ce la faccio proprio. Ok, preso uno di legno, facciamoci un po' le cose con calma. Ecco, facciamo questo, poi gli stick ce li abbiamo, ci facciamo un piccone, andiamo a prendere quel carbone e poi torniamo a casa. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati, era di qua, di là, era di là. Ok, andiamo qui in questa grotta e vieni in una grotta al freddo e il gelo. Non so se su Minecraft esiste il freddo e il gelo. Qua non c'è niente, ragazzi, ma dov'era la cosa del carbone? Era di qua allora. E infatti era di qua. Allora, cadiamo qua. Ecco, prendiamo tutto questo carbone. Meno male che l'abbiamo trovato sotto casa, ragazzi, il carbone. Poi abbiamo anche la pietra focaia dalle flint. Ci siamo presi anche un bel po' di grano. Diciamo che sta diventando un bel episodio, dai. Abbiamo trovato tante cose. Siamo andati anche giù in miniera a prendere il carbone. Abbiamo preso le librerie, il grano per farci i panini quando poi avremo fame, quando cambieremo difficoltà, perché a difficoltà relax la fame non ci viene mai. Quindi, ragazzi, mi posso ritenere del tutto soddisfatto di questo episodio, che ragazzi sta per concludere perché comunque sta durando, non lo so, 10 minuti abbondanti durerà questo episodio. Non li voglio fare troppo lunghi. E in caso voi vi annoiate, quindi io mi finisco di prendere da solo questo carbone e ci vediamo direttamente a casa. Ragazzi, ma come risaliamo lassù? Non ci ho proprio pensato. Ok, ragazzi, perfetto. Questa specie di episodio sta diventando un'altra specie di episodio, cioè la specie degli episodi stupidi, dove uno fa sempre fail e si scorda le cose più importanti. Per esempio, risalire lassù. Allora, facciamoci una scala a mano così. Saliamo sempre di uno. Ma che ci fa là il maiale, ragazzi? Boh. Misteri di Minecraft, di Notch e della Mojang. Ok, siamo ritornati in cima. E andiamo a dormire di nuovo, ragazzi. Ragazzi, spero che anche questo episodio di Minecraft vi sia piaciuto. Non so se è durato abbastanza. Spero sia durato almeno, come posso dire, dagli 8 ai 10 minuti.
Quindi ragazzi, io mi ritengo soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questo episodio. Quindi ragazzi, torniamo a casa nostra, che è questa qui, ormai me la riesco a ricordare. Andiamo a letto e chiudiamo questo episodio. Eccoci qua ragazzi che ci svegliamo dal letto. Quindi ragazzi, spero vivamente che questo episodio vi sia piaciuto. Se così, vi ricordo di lasciare più di 10 like, almeno 15 se potete. Vabbè, se ne raggiungiamo 10 non fa niente. Grazie per il supporto che avete dato in questo primo episodio. Vi ricordo nuovamente, se volete che alzi la difficoltà facile o se volete che rimaniamo senza mostri. Quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, lasciare un mi piace e da Nerazzurro390 ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!